Contrasto alla povertà, ACSM Agama, destinato al comune di Como 215.000 euro in 3 anni per finanziare iniziative sul territorio e aiutare le persone in difficoltà. Risorse che verranno erogate tramite la fondazione della comunità comasca. Un lavoro di squadra che permetterà, coinvolgendo soggetti no profit del territorio, di dare risposte alle situazioni di fragilità. Insieme con i servizi sociali di Palazzo Cernezzi, dopo una valutazione dei bisogni, identificate come primo utilizzo dei fondi disponibili, 3 linee d'azione da attivare attraverso la collaborazione degli enti del terzo settore selezionati. Il contesto su cui si è lavorato parte da un'analisi della situazione della città, a partire da chi staziona in attesa di avere i permessi per espatriare persone che hanno bisogno di posti letto, cibo, vestiti, servizi e farmaci. Tra i progetti avviati, quello con Fondazione Caritas, finanziato con poco meno di 50.000 euro per fornire assistenza immediata a donne con bambini. Per il Banco Alimentare Lombardia e nello specifico con City Cibo, che fornisce generi alimentari a 20 centri di assistenza sul territorio, finanziato con poco più di 7.000 euro, un progetto per l'acquisto di materiali e attrezzature da destinare alla sede per poter svolgere al meglio il servizio. Con Fondazione Somaschi, infine, è stato potenziato con oltre 13.000 euro il servizio di diurnato gestito da Caritas a favore dei senza fissa dimora, con rafforzamento delle presenze educative anche per la presa in carico di persone con problemi sanitari.